Il principale si può definire come la voce dell'organo. Il suo timbro può diversificarsi da organaro ad organaro, che lo caratterizza per intensità, intonazione, dovute a vari fattori costruttivi. Un principale degli antenati, con misure tendenti allo stretto, è tenue e delicate, un principale invece dei serassi è più corposo, uno di Callido, ha un suono dolce e velato. Al pedale è rappresentato dal contrabbasso di 16. L'ottava di 4 si sposa ottimamente con il principale, conferendovi chiarezza e brillantezza. Presente in quasi tutti gli organi, anche se con nomi diversi, è possibile trovarlo nelle misure da 32, 16, 8 e 4 tra manuali e pedaliera. Da due generalmente solo alle tastiere. È rappresentato da canne aperte ad altezza reale, per lo più costruite in lega di stagno e piombo in percentuali variabili. Spesso, specialmente nelle misure da 32 e 16, le canne vengono realizzate anche in legno. In alcuni organi, sono in legno le prime canne corrispondenti alla prima ottava, in metallo le rimanenti. Questo registro è la base per la maggior parte delle combinazioni, prima fra tutte quella del ripieno, formato da tutte le altezze del principale e dalle sue mutazioni di quinta più acute. A seconda delle varie scuole organarie assume caratteristiche diverse. Il principale italiano è piuttosto stretto, con suono chiaro e brillante. Il principal tedesco ha un'intonazione più forte, pronta ed è dotato di un suono più scuro. Il diapason inglese è ancora più robusto e produce un suono largo. La montre francese infine è dotata di una sonorità più argentina. Le bocche di tale registro, talvolta decorate, possono essere di vario tipo. Romana, soprattutto negli organi barocchi, gotica o ammitria, la più antica, a triangolo, simile a quella gotica ma con i bordi smussati, a fiamma, ossia con il labbro superiore che imita la sagoma di una fiamma, oppure a scudo. Il ripieno è un registro di mutazione composta, tipicamente italiano, formato da un insieme di canne labiali di tipo principale. Ciò significa che premendo un tasto suonano più canne simultaneamente, le quali producono i diversi armonici del tasto abbassato. Anticamente era composto da diversi registri azionabili ad uno. Successivamente, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con la riforma ceciliana, si raggrupparono le varie file di canne in uno o più blocchi. Sulla console, dunque, fu posto solo il tirante denominato ripieno, seguito dal numero di file di cui è composto. Il ripieno italiano è la piramide fonica che esalta il suono fondamentale per mezzo di armonici in ottava e in quinta e inizia ad utilizzare le file in quinta con la decima nona, non con la dodicesima del suono fondamentale. Il nostrano ripieno differisce da quello degli organi tedeschi, tipo le misture, e degli organi francesi, il Prince. Anche questi registri, si fondano sul principio scientifico del ripieno, ma differiscono per disposizione ed effetto. Come registro di mutazione composta, il ripieno raggruppa
letteralmente quattro file di canne, la decima nona, la vigesima seconda, vigesima sesta, vigesima nona. Questo significa che non si può usare se manca la base, cioè il suono fondamentale che è dato dal principale di otto piedi. I Serassi si spinsero a file ancora più acute. L'organaria italiana moderna li ha invece abbandonate. A seguito del congresso di musica sacra tenutosi a Milano nel 1881, si è stabilito di non oltrepassare la vigesima nona e di abbandonare le file che producono suoni così acuti da risultare stridoli e taglienti. Per le file più acute, poiché non è possibile costruire canne più piccole di una certa dimensione, si sfrutta il principio del ritornello, ossia si riprende il suono dell'ottava precedente. Con questo sistema, a mano che il ripieno sale verso gli acuti, si avranno file di canne che ritornelleranno sempre più spesso. Non esistono regole fisse per stabilire dove ritornellare, infatti si trovano modi di ritornellare a seconda delle necessità e delle varie caratteristiche delle scuole organarie. Nelle scuole organarie estere la divisione in singole file non esiste, in quanto questi registri seguono ancora il principio del Blockwerk medioevale, nel quale tutte le canne suonavano insieme. Vengono al massimo divisi fra gravi, fornitura in Francia e mistura in Germania, e acuti, cimbalo in Francia e shaft in Germania.